Gianni Biazzo, dopo i bagni di sudore nel deserto tunisino, quelli di gloria stasera nel locale della città dell'abbigliamento gentilmente messo a disposizione dai loro titolari. I ragazzi sono tutti pronti, Marcello, Giovanni, Gigi, Michele e tutti gli altri che adesso qui non sto a citare. Vediamo un po' cosa nasce. Ripeto, se qualcuno ci crede in noi, l'ho già detto nella vostra emittente, investirà. Se riesce a investire qualcosa di ritorno come immagine, la riporteremo. Il Relais dei Faraoni e la Parigi-Dakar sono delle competizioni che indubbiamente hanno un riscontro e un ritorno mondiale. Con questo non voglio assolutamente influenzare nessuno, però voglio dire che gli operatori commerciali del settore che un tantino ci pensino, che tutto sommato investire in pubblicità, in queste cose, qualcosa torna indietro. Salvatore Guastella, psicologo. Un seminario in un certo senso di formazione in un clima proprio di assoluto studio, perché riteniamo che la formazione poi del personale sia una delle componenti essenziali per portare avanti un discorso positivo sull'AIDS. Cosa farà realmente? Nell'87 venne riproposta questa aggregazione da alcuni esponenti del partito. Assessore provinciale Zingaro. Al di là del fatto che siamo una provincia estremamente marginale dal punto di vista geografico, noi siamo anche la provincia meno collegata con le grosse città siciliane del nord. Se si pensa che non abbiamo un'autostrada, se si pensa che non abbiamo nemmeno una camionabile o quantomeno una camionabile a metà che potremmo definire l'eterna incompiuta alla Ragusa Catania. Io sono venuta da Scicli per partecipare alla manifestazione, per portare nel mio piccolo il contributo, anche se sarò anche sovversiva perché di questo sono stata accusata, ma secondo me con le manifestazioni pacifiche, così come questa di oggi, purtroppo si conclude poco. Io sono dell'idea, per dirla in dialetto, re corpe, di ritornare ai tempi del lontano 68 per non andare ancora più indietro nel tempo, ai tempi della rivoluzione francese. Purtroppo così penso che concluderemo poco, ci vogliono azioni cruente, anche se è il caso, andando anche al Ministero, lì dove sono i capoccioni che se ne stanno sbattendo perché ci hanno sempre considerati carne da macello, coloni e quindi non degni di avere neanche la ferrovia. Penso che invece di togliercela dovrebbero cominciare a portare i fondi per ristrutturarla, per portarla ai livelli delle altre linee ferrate che sono nel nord, non fermarci ai vapori. Ho partecipato perché senza dubbio è un argomento che interessa un po' tutte, no? E più da vicino non penso solo ai ferrovieri, ma anche appunto alla cittadinanza di tutta la provincia, perché è un problema che interessa tutte. E invece secondo me di incentivare la linea ferroviaria stanno facendo tutto l'opposto, che è una cosa molto sbagliata secondo me. Senza dubbio questa manifestazione ha una rilevante importanza per gli obiettivi che il governo si è posto per la provincia di Ragusa in merito alla ferrovia. Purtroppo stiamo assistendo ancora una volta ad una penalizzazione delle popolazioni del sud. Abbiamo anche le forze politiche, sia politiche governative che anche di opposizione. Ci fa ben sperare per il buon fine, il buon esito di questa purtroppo annosa avvertenza. Ecco. E lo scudetto, mancano 2 secondi, 79-74, tutto il Palazzama grida campioni, campione d'Italia, l'Enichem, Priolo per la prima volta vince lo scudetto. Pallacanestro femminile. È fatta, ha vinto invasione di campo 79-74. L'Enichem ha vinto lo scudetto. Ci credo.
credevi a questa vittoria, a questo scudetto, ci credevi? Sì, d'altronde le abbiamo battute 5 volte su 6, quindi non poteva mancare. I'm glad we won. Any camp Priala, numero uno. Number one in Hungary. Sandino Coppa, questo scudetto è stato vinto domenica a Milano, così ha detto il coach milanese. Ma noi questo scudetto l'abbiamo vinto a Milano, l'abbiamo vinto qua, l'abbiamo vinto nelle due partite precedenti, perché abbiamo vinto 4-1 credo, no 5-1, perché abbiamo vinto anche quello della... Quindi uno scudetto meritato, strameritato, ma non solo da parte mia. Questo scudetto l'hanno vinto tutti, l'ha vinto anche Ragusa, l'ha vinto anche la Virtus, perché io sono uscito da questa scuola. Avevo 20 anni quando sono andato via da qui ed ero nella Virtus, dove ho imparato tante cose dai miei amici, da Sasa Cintolo, da Salvatore Di Martino, l'attuale presidente della Virtus. Ho imparato tante cose da un ambiente sano, da un ambiente che oggi primeggia nella maschile in Sicilia. Io devo ricordare che già nel 1967 il comune di Comiso e il comune di Vittoria posero il problema della utilizzazione delle acque di Ragoleto al servizio dell'agricoltura della zona. Signor Lo Monaco è il presidente della cooperativa Floricola Libertà. Se noi non abbiamo quest'acqua possiamo chiudere, veramente, perché tutti i nostri pozzi sono tutti secchi. Stiamo cercando di sfruttare tutte le falde idriche che abbiamo nella zona, ma non riusciamo a dare tanta acqua alle nostre serre. Perciò se non abbiamo la possibilità di sfruttare anche questa diga, noi tutte le nostre serre, la fascia costiera trasformata, che è veramente ora, oggi un giardino, diventerà un deserto. Tutti gli uomini verranno se bussando alla sua porta, solo amore troveranno. Carissimi, nonostante le difficoltà che si sono messe in mezzo per via delle celebrazioni, delle feste che ci sono alla Madonna, anche a Ragusa, a Comiso, altra festa che c'è a Vittoria, noi abbiamo voluto mantenere con la Madonna di Gulfi il nostro impegno, cioè il nostro pellegrinaggio annuale. E se il Signore così disporrà per noi, vorremmo essere sempre fedeli a questo dolce impegno. Dio Padre che hai mandato nel mondo il tuo figlio, ma che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria. Alleluia. Di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Al Padre che ci ha creato, al Figlio che ci ha redento, allo Spirito che ci santifica, onore e gloria, ma vogliamo, camminando dietro a Maria, che è stata presente nella mente di Dio fin dalle origini.